tutti, anzi a questo punto è già il pomeriggio, quindi vi ringrazio per aver atteso l'inizio di questa diretta. Ringrazio soprattutto tutti coloro che hanno dato un contributo a questo momento importante di trasparenza e soprattutto di condivisione di quelli che sono i risultati che abbiamo portato avanti in questi mesi. Come sapete bene, la mia azione amministrativa è cominciata successivamente rispetto al resto della Giunta, ma questo non ha voluto dire nulla rispetto all'attività che si è condotta. Infatti, come sapete bene, la fase di assestamento del bilancio è stata portata avanti dal mio predecessore e successivamente è stata fatta questa ulteriore attività di ricognizione all'interno della Giunta per arricchirla di ulteriori professionalità. Io sono arrivato insieme a Massimo Colomban, un'altra figura di spicco e soprattutto molto molto valida per quanto riguarda il tema delle partecipate e che sapete bene riguarda anche il mio assessorato. È stata fatta a suo tempo una scelta di accorpare tutti e tre le deleghe, effettivamente si è ritenuto più opportuno fare un cambio, una modifica in corsa e prevedere una delega specifica proprio sulle partecipate. Anche questa secondo me è stata una scelta importante perché ha un contraddistinto un cambio di passo anche dell'amministrazione che vuole dare massima attenzione a quelle che sono le tematiche legate alle partecipate e alla riorganizzazione, tema che come ben sapete ormai rappresenta un cruccio per parte dell'amministrazione e per noi rappresenta anche un'opportunità. Allora, volevo quindi cominciare subito rispondendo ad alcune delle domande che abbiamo ricevuto, in particolare volevo rispondere a Stefano Berardo, il quale chiede appunto come funzionerà la grana per estinguere i miliardi di debiti delle precedenti amministrazioni. Ecco, qui ci ricolleghiamo al tema che ho già annunciato poco fa, il tema delle partecipate. Parte di questi debiti miliardari si sono creati attraverso queste aziende che si sono mosse indistintamente all'interno del panorama di questa città e che non hanno rispettato neanche quella che poteva essere una buona gestione dell'interesse collettivo. Da qui assunzioni fatte in tante maniere che sono state anche attenzionate dalle autorità giudiziarie e quindi hanno prodotto ulteriori costi che adesso siamo tutti chiamati a sopportare da un lato ma anche a efficientare, quindi su questo siamo molto molto positivi e pensiamo di riuscire a fare un buon lavoro proprio con l'ausilio di tutta l'amministrazione ma anche di tutti gli strumenti che ci sono resi disponibili attualmente proprio dall'informatizzazione. Su questo sappiamo bene che tanti passi devono essere fatti, però cominciando a mettere a rete e a sistema tutte le informazioni certamente riusciamo a coprire parte di quel gap informativo che attualmente è presente proprio sull'aspetto delle partecipate. Uno dei temi che io di cui mi sono dovuto occupare immediatamente è stato proprio la mancata conciliazione tra debiti e crediti tra partecipate e Comune di Roma. Un tema che è uscito anche sui giornali, l'avete sicuramente sentito e seguito in tanti momenti. Anche qui, ripeto, il commissario straordinario ha sicuramente lavorato per certificare lo stato dell'arte, è stato approvato un rendiconto nel quale appunto viene confermata quella che è la situazione dei conti e delle partite correlate tra amministrazione e società, una situazione quindi non nuova perché risale appunto da anche le precedenti amministrazioni a cui noi siamo chiamati a dover dare una risposta e una soluzione. Come funzionerà appunto questo grande tema per estinguere miliardi di debiti? Allora, lì le azioni sono diverse. Allora, la prima è quella che vi ho già indicato, il fatto di aver deciso di scorporare la delega sulle partecipate direttamente su un assessore che si occupa solo di quello. E questa è la prima azione amministrativa, ma anche di governance che si vuole portare avanti, potenziando il Dipartimento delle partecipate, che rappresenta il primo punto di contatto che c'è tra le società e l'amministrazione capitolina, ma dall'altra parte vi sono tante azioni che devono essere portate avanti. Un esempio, una delle deleghe che
mi contraddistinguono è quella sulla razionalizzazione della spesa. Perché non cominciare a razionalizzare tutte quelle che sono le spese anche delle partecipate, non solo dell'amministrazione comunale? Perché quello che spesso si dimentica è che l'amministrazione capitolina ha un presidio di legalità sicuramente più forte rispetto alle società partecipate. Ci sono maggiori controlli anche della Corte dei Conti. L'amministrazione è chiamata quindi a dover rendicontare su più tavoli, a cominciare da quello del Ministero dell'Economia e Finanze, sul piano di riequilibrio. Anche la stessa gestione commissariale rappresenta un altro punto di contatto importante tra governo e amministrazione capitolina. Sono tutti elementi che rappresentano anche un condizionamento forte rispetto alla libertà gestionale che invece hanno le aziende partecipate, proprio per loro natura. Ecco, su questo quindi l'impegno è massimo per evitare che si creino questi disequilibri così forti rispetto, disavanzi chiamerei, tra quella che dovrebbe essere una buona gestione delle aziende e quello che poi in realtà è accaduto fino a poco tempo fa. Manuela poi ci chiede: avevate detto che avreste rinegoziato gli interessi sul debito, è ancora in programma? Allora, anche qui cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Il debito del Comune di Roma in realtà si trova presso la gestione commissariale. Dal 2008 in poi il Comune è ripartito da zero, si è deciso quindi di non far fallire il Comune di Roma, ma di creare una gestione ad hoc proprio sul debito, che in questo momento è nella disponibilità del governo, quindi del MEF, attraverso un suo commissario straordinario. Questo commissario si occupa appunto di gestire tutta questa mole di debito pregresso, non solo la mole di debito, ma anche la mole di credito, quindi ha sia partite attive che partite in passivo. Ora è da capire se la norma è applicabile, quella sulla rinegoziazione degli interessi, è applicabile anche per una gestione che a questo punto è governativa, non è più legata all'ente locale di per sé. Su questo un approfondimento è opportuno farlo. Da questo punto di vista ho convocato proprio per la prossima settimana un incontro per parlare su un tavolo tecnico anche con il supporto delle opposizioni, c'è stata una richiesta specifica di alcuni consiglieri capitolini di analizzare questo aspetto legato alla rinegoziazione del debito. Quindi da una parte abbiamo detto c'è un debito che però non appartiene a Roma Capitale, è derivato certamente dall'attività amministrativa, però nello stesso momento quel debito è stato trasferito all'interno della gestione commissariale. Vi è poi un altro debito che è quello io chiamerei sano, che è quello che invece l'amministrazione ha accumulato in questi anni, ma è un debito legato a investimenti. Quindi parliamo di quell'attività che un'amministrazione fa proprio per dotare la città di un patrimonio, di sue infrastrutture, di iniziative che possano realmente portare beneficio a tutti i cittadini. Siamo intorno al 1,2 miliardi, ecco, questa è la cifra del debito che in questo momento stiamo gestendo, ma è un debito finanziario, è un debito che rappresenta un incremento dell'attivo del comune e quindi riteniamo che quello sia un debito buono. Ecco, alcune delle opere ad esempio che abbiamo messe a bilancio le abbiamo finanziate con l'avanzo di amministrazione, ma altre richiedono, come ad esempio l'adeguamento alle prescrizioni antincendio, riguardano invece mutuo che però non siamo andati a costruire con fantomatici o particolari istituti finanziari, ci siamo rivolti a chi lo fa di mestiere a livello istituzionale, parliamo quindi di cassa depositi e prestiti, e su questo abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare. Il nostro interesse è portare avanti un debito, ma un debito che valorizza il patrimonio di questa amministrazione, quindi su questo stiamo lavorando. Giuseppe Criaco ci chiede, innanzitutto lo ringrazio perché fa i complimenti, però chiede appunto il tema di come la sindaca si era impegnata a rinegoziare il debito, un po' penso di avervi risposto, e soprattutto a che punto si è arrivati. Anche da questo punto di vista, ripeto, il punto è che la gestione di questo debito è condiviso. Ecco, sicuramente siamo partiti sul piede giusto, perché abbiamo realizzato qualcosa che probabilmente per il passato è stato più complicato.
Abbiamo cominciato a lavorare sulle procedure soprattutto su come si crea, su come si creava questo debito, e questo debito spesso si creava con il cosiddetto fenomeno delle somme urgenze. Questo ci ha portato a ragionare seriamente su come risolvere il problema e soprattutto capire che a un certo punto molte di queste somme urgenze derivavano non solo da difficoltà rispetto al comprendere quali erano esattamente le somme stanziate per determinati interventi, però dall'altra parte c'era sempre il solito problema di andare a intervenire con interventi urgenti per risolvere problematiche di ogni genere. Quindi il bilancio veniva approvato tardi, gli stanziamenti non erano sufficienti e si creavano questi debiti. Ecco, da questo punto di vista abbiamo lavorato e fino all'ultimo giorno dell'anno il lavoro è stato incredibile, perché abbiamo portato a riconoscere quasi 100 milioni di euro di debiti fuori bilancio delle precedenti amministrazioni. Perché l'abbiamo fatto? Non solo perché ci è stato sollevato come criticità da parte dei revisori dei conti del comune, ma soprattutto perché ritenevamo giusto e corretto cominciare a dare respiro a tutte quelle aziende che negli anni hanno fornito servizi e beni all'amministrazione. Questo è il primo punto sul quale noi puntiamo. Puntiamo soprattutto sul fatto di cominciare a ricreare quel rapporto di fiducia che ci dovrebbe sempre essere tra amministrazione e fornitore e anche cittadini. Con i cittadini certamente è ancora più complicato, perché il numero di rapporti è molto più ampio, ma anche su questo stiamo lavorando. Credo che anche il fatto di aver creato un assessorato che si chiama Roma Semplice rappresenti proprio questo. È chiaro, se vogliamo siamo orientati a ridurre i costi e rimanere all'interno dei parametri che ci sono prescritti anche dall'amministrazione finanziaria centrale, questo produce come effetto la necessità di migliorare i processi e nello stesso momento anche dedicare le risorse in maniera più opportuna, quindi in maniera più intelligente. Utilizzare, investire sui sistemi informativi è il punto di partenza, il punto nodale per migliorare questa amministrazione. Quindi fare in modo che tutti i cittadini siano in grado di interloquire attraverso il computer, come vedete anche qui lo stiamo facendo, via remoto, ecco, quindi servizi che possano navigare all'interno del web e possano fornire subito delle risposte ai cittadini. Questo è un primo punto, perché arrivare a uno sportello, parlare con un funzionario, con un collega di Roma Capitale, deve essere l'ultima spiaggia, non deve essere il primo punto di contatto, ed eventualmente bisogna cercare di trovare anche delle soluzioni che vadano incontro a tutti coloro che la dimestichezza con tutti questi prodotti informatici non li hanno. Ecco, è un processo, un percorso che deve essere portato avanti, e noi siamo certi che anche attraverso la costruzione di questi assessorati un po' atipici, no? Stiamo puntando a questo. Giuseppe Miccolis mi chiede: qual è stata la difficoltà più grande per redigere il bilancio di previsione al netto appunto dei debiti fuori bilancio? Lo ringrazio molto Giuseppe per questa domanda, perché forse ha compreso qual è stato il lavoro che è stato fatto in questi mesi. Siamo stati assolutamente assorbiti da tutte le emergenze. Ricordo che ci siamo trovati a dover riprendere una città che era stata lasciata a una gestione prettamente ordinaria, in cui vi era stato un commissario che, come prevede la norma, non deve svolgere se non attività di ordinaria amministrazione, ma poi anche un sindaco eletto regolarmente e democraticamente, che poi viene sfiduciato dalla sua stessa maggioranza che lo rende dimissionario. Ecco, quindi anche questo ha depotenziato il suo sindaco, la sua struttura politica che lo supportava, e nello stesso momento anche quel rapporto di confidenza e di certezza dell'azione amministrativa che può provenire soltanto da un sindaco che ha anche quella forza, quella credibilità che gli viene data dal suo gruppo politico stesso. Questa è la differenza. Questo è quello che si è creato in passato e questa è la differenza rispetto ad oggi. Oggi il sindaco, la sindaca Virginia Raggi, è pienamente supportata dalla sua maggioranza di governo, e questa maggioranza di governo intende
proseguire seriamente su un'opera di risanamento della città. E questa è un'iniziativa, e sappiamo che in tanti casi questo può non essere visto positivamente, eppure bisogna riportare legalità, rispetto delle regole e trasparenza all'interno di questa amministrazione. Lavorare quindi su Roma Semplice vuol dire anche questo, vuol dire anche trasparenza, e ringrazio la collega, l'assessora Flavia Marzano, per l'attività che sta svolgendo. Ecco, quindi le difficoltà che abbiamo incontrato, sicuramente il fatto di non aver avuto il tempo di capire esattamente quali erano tutte le questioni che erano rimaste non gestite nei cassetti da parte della gestione commissariale. Quindi un punto sicuramente difficile, perché quando noi siamo arrivati abbiamo certamente raccolto l'eredità del commissario attraverso una sua relazione, ma un effettivo passaggio di consegne non si è realizzato. E questo chiaramente ha prodotto da una parte una difficoltà proprio nel ricostruire tante fasi e tanti procedimenti, e dall'altra anche la necessità di cominciare a ricostruire staff e gruppi di lavoro che potessero lavorare nella direzione del miglioramento e dell'efficientamento di questa macchina amministrativa. Ricordo che il commissario è venuto con tutta una squadra di subcommissari e di altri funzionari che hanno supportato la sua attività, ripeto, ordinaria. Oggi la sindaca, con molta difficoltà, ha cominciato a costruire invece la sua squadra. Sapete bene che non è stato un parto facile, ma questo non vuol dire che non sia stato giusto prendersi anche il tempo per fare determinate scelte. Ecco, poi, quindi diciamo, questa è sicuramente una difficoltà che abbiamo vissuto proprio nel recuperare tante informazioni. Dall'altra io devo fare un pieno ringraziamento alle strutture capitoline, in particolare alla ragioneria, perché la ragioneria, vi assicuro, io ho visto colleghi lavorare fino alle 2 alle 3 di notte, problemi informatici di ogni genere, perché ricordo che c'è stato anche il passaggio al sistema armonizzato, e questo chiaramente ha contraddistinto un altro livello di difficoltà da risolvere, quindi i sistemi che si devono aggiornare. Ricordo tutti quegli atti provvisori che andavano gestiti anche sempre dai nostri colleghi. Ricordo che la ragioneria copre anche attraverso le strutture territoriali moltissime delle attività che poi confluiscono all'interno della programmazione, non solo di bilancio previsionale ma anche di rendiconto, quindi a consuntivo. Ecco, quindi ringrazio molto i colleghi e tutti coloro che si sono spesi in questa direzione. C'è stata anche un'attività profonda da parte degli altri uffici, in particolare di tutti i dipartimenti che hanno pianificato e hanno comunicato quali erano i fabbisogni, hanno comunque integrato tutte le documentazioni che abbiamo presentato in approvazione. E quindi lì, qualcuno, appunto, come mi chiede Giuseppe, c'è stato il problema, quali sono stati i problemi, sicuramente il fatto di riuscire a recuperare per tempo tante informazioni che ci occorrevano, anche perché l'obiettivo che ci siamo posti era un obiettivo ambizioso. Entro il 15 novembre volevamo presentare questo bilancio, volevamo farlo approvare entro il 31 di dicembre. Questo era un segno, per dare un segno forte a questa città e far capire che noi vogliamo, e l'abbiamo fatto, partire col piede giusto. Questo è stato il passaggio, e quindi su questo abbiamo anche dotato i municipi di tutte quelle risorse che ci avevano chiesto nel corso dell'anno. Ci sono state 3 variazioni di bilancio, da quelle che ricordo io, che sono servite proprio per garantire i servizi sociali a tutti i municipi, perché sono i municipi che si occupano prevalentemente di questa attività, e non abbiamo fatto mancare un'ora di assistenza a tutti coloro che ce l'hanno chiesta. Quindi questa è stata l'attività che abbiamo portato avanti, e abbiamo cercato di trovare poi una giusta collocazione all'interno della programmazione di bilancio. Mi fermo qui perché non vorrei essere troppo lungo anche su questo tema. Diciamo che si può andare avanti con qualche altra domanda. Allora, Simone Falsone chiede informazioni sulla rivisitazione dei canoni di affitto e il controllo delle case del comune, e dice se ci sono effettivamente persone che ne hanno bisogno oppure no. Allora, anche qui il tema è vasto, lo sapete bene, penso che chi segue le dinamiche di Roma lo sa. Ci sono indagini in corso, sentenze, c'è la Corte dei Conti che fa le sue dovute verifiche. Ecco, il patrimonio di Roma Capitale è stato abbandonato per tanti anni,
Da una parte gli uffici dicono che non hanno sufficienti risorse per affrontare il tema, perché gli immobili sono tanti, e poi ricordo che l'amministrazione capitolina non solo gestisce i propri immobili, ma anche gli immobili, ad esempio, dell'ATER. Quindi sono attività che riguardano più settori. Ecco, quindi su questo l'amministrazione sta lavorando, ma non è sufficiente. Ecco, su questo sono d'accordo. Quindi ci stiamo impegnando molto. Adesso partirà un regolamento, cioè abbiamo predisposto da qualche giorno un regolamento in bozza proprio sulle concessioni, che verrà poi discusso all'interno delle varie commissioni competenti. Abbiamo raccolto quelle che erano indicazioni anche provenienti dai settori di mercato, dal settore diciamo dei soggetti che stavano lavorando proprio su questo tema, e abbiamo cominciato a ricostruire quella che era la banca dati. Abbiamo trovato immobili che non erano mai stati inseriti all'interno della conservatoria del comune, quindi il registro degli immobili del comune, più di 5.500 immobili. Ma stiamo andando avanti, cioè ne abbiamo trovate altre di cose, di questioni che devono essere comunque attenzionate. Su questo ho pensato di cambiare il modello. Ecco, questa è stata forse il cambio di passo. Mi è stato chiesto anche dal vice procuratore generale della Corte dei Conti della sezione regionale del Lazio proprio quali erano le iniziative che stavamo portando avanti. Da una parte gli ho fornito il DUP, quello integrato e che abbiamo approvato, in cui vengono riportate alcune degli interventi che si vogliono portare avanti, però dall'altra parte abbiamo già messo in piedi una squadra. Grazie al lavoro molto meticoloso di Equaroma siamo già a buon punto, siamo riusciti già a ricostruire quella che può essere la fase attuativa di questo progetto di risanamento e integrazione della base dati di tutti gli immobili. Come sapete bene, Equaroma già si occupa di gestire l'accertamento da un lato, diciamo, di tutte quelle che sono le partite evase sulla TARI, ad esempio, però si occupa anche di tutte le entrate patrimoniali, di tutti i tributi, quindi è sicuramente un soggetto importante per questa amministrazione che ha lavorato nella direzione del contrasto e lotta all'evasione. Da qui la volontà di potenziare questo genere di iniziative e consentire anche ad Equaroma di fare quel lavoro che ci siamo un po' dimenticati di fare per molto tempo, cioè quello di riscuotere i canoni, perché una delle cose che viene appunto contestata a Roma Capitale è il fatto di non aver richiesto poi il pagamento di tali canoni, di aver lasciato i canoni a livelli irrisori. Ecco, su questo il lavoro è pieno, quindi si sta lavorando, c'è questo regolamento che a breve verrà discusso in aula e verrà approvato, mi auguro, in tempi strettissimi. E poi ci sarà una fase transitoria, perché deve essere assolutamente risolto tanti dei problemi che si sono creati. Ecco, andiamo avanti, perché penso che sia molto importante ragionare su questa questione. Bruno Foresti dice: come è stato previsto in bilancio, cioè buonasera, cos'è previsto in bilancio per le famiglie con i figli? Le famiglie hanno bisogno di più materne, più asili nido, soprattutto nelle zone periferiche, e parla per esempio della zona di Ponte di Nona. Anche qui io credo che noi il segnale l'abbiamo dato forte proprio sulla scuola. Abbiamo cercato di far capire che noi non solo vogliamo dare servizi, istruzione, educazione ai nostri figli, ma vogliamo anche cominciare a ragionare sulla sicurezza, perché le scuole devono essere mantenute, deve essere garantita e adeguata la sicurezza non soltanto per l'incendio, quindi prevenzione antincendio, ma anche antisismica, e su questo bilancio troverete molti passaggi che vanno in questa direzione. È chiaro, molto deve essere fatto, tanto non è stato fatto prima, e quindi ancora di più deve essere fatto oggi. Certamente un buon lavoro fatto con i municipi ci aiuterà a costruire quel programma di interventi che è necessario e che tutti quanti ci aspettiamo. Angela Macciachera continua appunto dicendo, chiede appunto in che modo si intende razionalizzare le partecipate e quando avrà il via questo processo. Allora, anche qui tante persone ce lo chiedono, anche le opposizioni ce lo chiedono, e sulle opposizioni
diciamo, avrei qualche remora, nel senso che mi sono sempre chiesto come mai non se lo siano posti anche loro questo stesso interrogativo, dato che i problemi non sono di ieri, ecco, vengono da molti anni. Ad ogni modo, noi non è che facciamo recriminazioni, andiamo avanti, è il nostro compito e lo dobbiamo gestire. Ripeto, c'è un assessore e se ne sta occupando. Fortunatamente è intervenuta, o sfortunatamente, dipende da quale punto di vista lo vogliamo vedere, è intervenuta una norma, che è la norma Madia. Quindi è il tema è principale, cardine, perché non riguarda soltanto Roma Capitale, riguarda un po' tutti gli enti locali che sono chiamati a operare proprio in questa direzione, a migliorare il proprio rapporto con le società partecipate, soprattutto con quelle che sono definite strategiche per l'amministrazione, ed evitare di quel proliferarsi di aziende che vivono grazie al contributo pubblico o comunque alla partecipazione del comune all'interno della propria massa, all'interno della propria partecipazione, all'interno della propria attività. Ecco, su questo quindi il tema è pieno, ci stiamo lavorando e sicuramente troveremo delle risposte. Allora direi che forse possiamo anche fare un passaggio online direttamente, dato che è utile anche che la conversazione, che le conversazioni siano gestite direttamente, anche ascoltando quelle che sono le vostre interlocuzioni. Quindi mi giro, anche se mi vedete di profilo, ma proprio per raccogliere alcune delle indicazioni che vengono. Allora, non lo so, prendiamo la domanda, la prima che mi viene. Qui mi chiedono dello stadio, come mi chiedono della cultura, degli stanziamenti. Qualcuno che dice che il volume è basso e quindi va aumentato. Va bene. Allora, è chiaro che sono tutti temi molto delicati. Ecco, credo che la competenza di determinate questioni debbano essere lasciate agli assessori che se ne stanno occupando direttamente, anche perché le evoluzioni sono costanti in ogni secondo. Ecco. Quindi, per quanto riguarda invece la cultura, quindi ripeto, lo stadio appunto è un tema molto specifico e non vorrei dire castronerie, proprio perché ci sono attività in corso e anche adesso. Allora, riguardo alla cultura posso dire semplicemente che non ci sono stati tagli. Ecco, l'amministrazione non ha provveduto a fare tagli, anzi si è pensato in questa direzione solamente perché alcune risorse non sono più in bilancio, ma semplicemente perché erano risorse una tantum, provenivano dal giubileo, dai fondi giubileo, e quindi non ripetendosi il giubileo anche quest'anno, questi fondi non ci sono. Vedo che qui si parla di cose specifiche, le potature a Tormarancia. Io risponderei dicendo che li abbiamo messi anche lì i soldi proprio per le alberature e la manutenzione, e questo è stato molto importante anche da qui, perché abbiamo lavorato sull'emendamento, quindi l'emendamento è servito anche per andare incontro a queste richieste che vengono fatte. Ecco, io direi a questo punto di vedo qui anche temi sul reddito di cittadinanza. Ecco, lì io direi una cosa, ecco, se da una parte è richiesto certamente un impegno a livello governativo e parlamentare, anche perché magari l'arco parlamentare potrebbe condividere una scelta del genere, certamente tutte le amministrazioni sono chiamate a lavorare in quel senso, e Roma Capitale idem. Allora, dov'è che Roma Capitale può fare la differenza sul reddito di cittadinanza? Innanzitutto cominciando a combattere quegli sprechi che possono essere poi rivolti a costruire dei meccanismi di sostegno al reddito, meccanismi che, ripeto, già esistono, quindi l'amministrazione comunale già interviene in molti casi proprio su tutte quelle fasce della popolazione, della cittadinanza che necessita di sostegno, e quindi il comune già in realtà offre uno strumento proprio per venire incontro a queste esigenze, utilizzando quelli che sono i criteri che sono definiti dalla norma, quindi non è che sono sistemi discrezionali, bensì vanno proprio incontro a determinate esigenze. Forse è proprio l'amministrazione locale, l'ente, essendo l'ente più prossimo ai cittadini, a intervenire maggiormente in questo senso, mentre invece le amministrazioni centrali, trovandosi più a distanza rispetto ai cittadini, se lo in qualche modo si possono anche permettere di non pensarci. Ecco, quindi Roma Capitale già se ne occupa anche per esempio col contributo all'affitto,
anche quello un altro intervento viene fatto. Non sono magari degli interventi diretti a livello di reddito, no? Però sono comunque degli interventi che vanno a beneficiare chi in quel momento ha un reddito basso. La stessa cosa vale per altri interventi che vengono comunque realizzati da questa amministrazione, che vanno coordinati. Ecco, sicuramente un progetto di coordinamento e di analisi di quelle che sono le criticità a livello sociale possono diventare il punto di partenza per costruire una vera proposta sul reddito di cittadinanza. Quindi io mi fermo qui, so che le domande sono tante, vi ringrazio per tutti gli interventi e i quesiti che mi sono stati posti. Grazie e soprattutto continuate a seguirmi.